Grande Fratello 15, il ruolo del pubblico. Grandi novità in arrivo con la nuova edizione del reality di Canale 5, il pubblico infatti deciderà cosa dovranno fare i concorrenti. Il cancelletto Grande Fratello 2018 sta per tornare. A poche ore di distanza dal debutto su Canale 5, che segna il ritorno di Barbara D'Urso alla conduzione del reality, ecco che sono stati svelati i primi dettagli legati alla nuova edizione. Al centro dei riflettori ci sarà anche il pubblico a casa, anzi, per essere precisi bisogna dire gli utenti della rete. Proprio questi ultimi infatti avranno la possibilità di decidere cosa dovranno fare i concorrenti reclusi nella casa più spiata dagli italiani. Gli autori del reality hanno introdotto così una novità per cercare di coinvolgere i telespettatori di Canale 5 in un altro modo e non solo attraverso il televoto. Gli appassionati del Grande Fratello seguiranno per molte ore le avventure dei concorrenti dell'edizione 2018 e in determinati momenti della giornata avranno la possibilità di decidere cosa fargli fare. Cosa possono fare gli utenti del Grande Fratello 2018? Per la 15ª edizione del reality gli autori sono stati invitati a inventarsi qualcosa di nuovo per suscitare la curiosità dei telespettatori di Canale 5. La 14ª edizione del programma risale al 2015 con la conduzione di Alessia Marcuzzi, ma da quel momento la versione classica non è più andata in onda. Negli ultimi due anni infatti si è rivelata un grande successo l'edizione speciale del reality, denominata Grande Fratello VIP, condotta da Ilary Blasi. Forse per questo motivo la conduzione della 15ª edizione è stata affidata a Cancelletto Barbara D'Urso che con i suoi programmi ottiene sempre grandi risultati. Nonostante tutto, però, le novità non potevano mancare. Quest'anno per la prima volta gli utenti potranno influenzare ciò che accade ai concorrenti all'interno della casa. In pratica, gli utenti della rete possono decidere quali missioni affidare ai concorrenti, compilando l'apposito form disponibile sulla piattaforma digitale del programma. Gli utenti quindi avranno il compito di provocare delle reazioni per dare vita a delle storie inaspettate esprimendo la propria opinione sulle missioni che verranno affidate ai concorrenti. Inoltre, i più attivi sui social potrebbero anche essere invitati dalla redazione ad entrare nella casa per interagire con i concorrenti. Il cast del GF15. Barbara D'Urso è la conduttrice del cancelletto Grande Fratello 15 e di sicuro dedicherà molto spazio al reality e ai suoi concorrenti anche nei suoi programmi Pomeriggio 5 e Domenica Live. In effetti lei si è sempre occupata dei concorrenti dei reality di Canale 5, ma questa volta è coinvolta in prima persona e userà i suoi programmi per fare da traino alla diretta settimanale in prima serata. La D'Urso però non sarà da sola ad occuparsi dei concorrenti reclusi nella casa più spiata dagli italiani, ma fanno parte del cast anche altri due personaggi del mondo dello spettacolo. Con lei in studio infatti ci saranno anche due opinionisti, Cristiano Malgioglio e Simona Izzo. Entrambi sono reduci dall'ultima edizione del Grande Fratello VIP.